sta per arrivare un temporale. Speriamo rinfreschi un pochetto, va, e che non faccia venire troppa umidità. Piantine, tranquille, arriva solo un po' d'acqua. Buongiorno a tutti quanti, sono tornata con un nuovo video. La scorsa settimana non ho pubblicato nulla e ero un pochino giù. Non è un periodo molto facile, però insomma cerco di tenere botta anche perché ho parlato con alcune di voi su Instagram e molte persone sono nella mia stessa situazione, quindi insomma è abbastanza normale trovarsi in questa situazione, un po' di stallo nella quale ci si chiede ma cosa farò della mia vita? Perché quando parlo con persone adulte oppure quando faccio colloqui di lavoro mi dicono ma tu sei giovanissima. Insomma, ho 26 anni e secondo me non sono più tanto giovane nel senso. Quando è che inizierò comunque a porre le basi per costruire la mia vita? Perché sinceramente, insomma, di andarmene di casa a 30 anni un pochino mi scoccia. Allora, mio padre è andato via di casa a 30 anni. Però ecco, per come sono io, sto iniziando a sentire un po' la pressione di comunque rimanere ancora a casa con i miei e sento proprio bisogno di dovermi staccare e di iniziare a vivere la mia vita per avere un pochino più di libertà, per avere una casa mia, che poi so benissimo tutte le responsabilità che poi vengono dietro ad avere una casa propria, però insomma ecco quello che vorrei adesso è riuscire a trovare un lavoro perché sicuramente dovrò comunque sempre partire da qualche stage o insomma apprendistato e quindi guadagnare sicuramente meno. E non avere neanche la certezza poi di rimanere a fare quel lavoro in quel posto, quindi insomma di avere poi magari un contratto indeterminato e riuscire a iniziare a guadagnare veramente per poter poi comprarmi una casa o comunque affittare una casa. Quindi insomma questi sono un po' i miei dubbi e da quando mi sono laureata un anno fa, perché comunque è già passato un anno. Ho fatto uno stage, poi vabbè, c'è stato tutto il problema del virus, della pandemia, ho dovuto stoppare lo stage, non che mi sia dispiaciuto più di tanto, perché insomma è stata un'esperienza, perché ogni esperienza è giusta, però insomma non ho di sicuro piacere a tornare a lavorare, a fare quel lavoro, ecco. Quindi insomma un po' queste sono le mie, i miei pensieri ultimamente, questo mi butta molto giù e si riflette un pochino sui social. Questo mi dispiace perché vorrei cercare un po' di tenere separate le cose, ma mettendo sui social la mia vita per forza di cose c'è anche questo, perché non è che posso fingere. Anzi, mi fa molto piacere aprirmi con voi, perché poi molti di voi mi hanno raccontato, stanno passando lo stesso periodo e quindi insomma, cerchiamo insomma di darci tutti un abbraccio virtuale, di darci forza. Quindi questa è la parte che mi piace dei social, perché mi ha fatto capire che i pensieri che ho, i problemi che ho, le paturnie, non sono sola, ecco, anche quando ho condiviso con voi dell'iperidrosi, dell'artrite, ho trovato tantissime persone con il mio stesso problema, soprattutto per l'ambito dell'artrite, cosa che non mi sarei aspettata, invece in tantissime persone mi hanno comunque scritto su YouTube, su Instagram, soprattutto quando misi il video. Non ho tanti follower su YouTube, però è arrivata tanta gente comunque a dirmi anche io ho il tuo stesso problema. Ho chiuso tutte le finestre perché sennò si sente rumore fuori. Cioè sto sudando come non so che cosa, fa caldissimo, però se tengo aperto si sente tutto il rumore fuori del traffico, ma cioè si può fare. Volevo leggervi, mi sono salvata perché su Instagram ho chiesto di raccontarmi un po' le vicende che avete passato, insomma, quello che state passando voi. Ad esempio, una ragazza mi ha scritto, è il messaggio della ragazza. Ciao Chiara, ti seguo sempre e ti stimo tantissimo. Volevo dirti che capisco il tuo periodo no e questi tuoi momenti di depressione, perché anch'io sto vivendo queste sensazioni. Demotivazione, capacità di organizzarmi per il futuro pari a zero. Quest'anno mi trasferirò a Bologna perché dovrei frequentare il secondo anno di magistrale e non so come si evolverà la situazione e zero sul mio futuro. Generalmente sono una persona positiva, ma è difficile avere grandi visioni in questo periodo. Io diciamo che sono ancora abbastanza motivata, mando curriculum tutti i giorni, cerco il lavoro che mi interessa ogni giorno e adesso, dopo insomma 2 mesi da quando ho inviato determinati curriculum, mi hanno fatto delle chiamate, insomma. Forse si sta muovendo un po' qualcosa, perché alcuni di voi comunque mi hanno detto che le aziende comunque adesso stanno
mettendo le offerte di lavoro, ma poi valuteranno, insomma, probabilmente più a settembre, cose così, quindi è normale magari adesso non ricevere subito risposta. E però sì, un po' la mia paura è che magari dopo appunto mi rispondano un po' di aziende e come capire qual è quella adatta a te. Magari accetti di lavorare con una, ma in realtà dovevi accettare con quell'altra. Sto pensando anche a queste cose qua. E però penso che cosa, insomma, che succederà in futuro sarà comunque un'esperienza, sarà sempre un qualcosa che mi spronerà poi in futuro a dare il meglio, mi lascerà comunque un insegnamento questa esperienza, come l'esperienza che ho avuto quest'inverno come tirocinio. La vita è imprevedibile, tanto bella quanto bastarda e subdola, ma viviamocela con spensieratezza, almeno finché ce lo consente. Io ora non sono per niente spensierata, ma cerco e voglio essere ottimista e sorridente, anche quando non c'è cazzo da sorridere, perché tanto non cambia nulla. Sono nella tua stessa situazione. Anche mandando 20 curriculum al giorno non ottengo risposte e sono arrivata a pensare addirittura di essere totalmente sbagliata io come persona, di non riuscire a trasmettere il mio essere nel mondo lavorativo, soprattutto perché sono circondata da persone che trovano lavoro molto facilmente o comunque ottengono colloquio ogni 2 per 3. Questa cosa mi sta molto demoralizzando, però interrogandomi e focalizzandomi sulle mie qualità cerco di ritrovare la fiducia in me stessa e vado avanti sperando che mi si apra un futuro migliore di quello che prevedo ora. Vi giuro, leggendo i vostri messaggi mi sono messa a momenti a piangere, non che mi venga difficile piangere, però insomma credo che i momenti difficili arrivano un po' per tutte noi quando finiamo l'università, viviamo ancora in casa con i genitori e inizia il momento della ricerca del lavoro. Poi c'è chi ha fortuna e lo trova anche abbastanza in fretta, soprattutto se si hanno magari delle conoscenze o amicizie. Infatti il mio primo tirocinio l'ho trovato poi perché mi ha aiutato una persona, per fortuna. Invece, cioè, trovare lavoro in questo modo, con le offerte, che insomma, iscrivendomi ai siti, aspettando insomma le offerte lavorative, sembra molto più difficile perché arrivano. Ho dovuto fare una specie di questionario perché un'azienda mi ha ricontattato e mi ha detto se comunque vieni valutata in questo questionario positivamente, poi si passa alla fase successiva. Ma il questionario mi ha lasciato totalmente a bocca aperta, cioè robe che io dico, ma veramente per trovare un lavoro devo fare un questionario del genere? Cioè, per esempio, l'avevo anche già fatto un questionario del genere e le domande sono, mi ricordo una, se passi per una strada in macchina e vedi una persona sul ciglio della strada lì che è da sola, che ha bisogno di un passaggio, ti fermeresti? Questa era una domanda. Io mi chiedo, ma cioè, quasi a tutte quelle domande che c'erano, se fossi stata dal vivo avrei risposto, dipende dalla situazione, caspita. Cioè, se sono da sola in macchina ho paura a fidarmi a far salire un'altra persona, perché rischio comunque tantissimo. Se magari sono con un gruppo di amici è già diversa la situazione. Poi dipende anche dal momento. Oppure c'era un'altra domanda, se c'è un gruppo di persone che sta parlando, tu ti inserisci a parlare con loro? Anche lì dipende. Se sono persone che magari conosco, mi inserisco. Se sono persone che non conosco, cioè, perché mi dovrei inserire? Oppure un'altra domanda che secondo me era molto profonda, nel senso, ti inseriresti, diresti la tua opinione se delle persone parlassero di un argomento di cui tu non sei a conoscenza, di cui non, insomma, non sapresti argomentare, diresti comunque quello che pensi? Io avrei risposto, se avessi avuto la possibilità di dare una risposta scritta, avrei risposto, cioè, secondo dal mio punto di vista, se io non so niente di un argomento, perché devo intervenire? Cioè, direi cose di cui non ho neanche un po' di certezza. Conoscessi un po' l'argomento, direi quelle cose che so, ma perché dovrei esprimere la mia opinione su qualcosa di cui non conosco assolutamente nulla? Cioè, secondo me, almeno dal mio punto di vista, secondo me è così. Tipo, se uno mi inizia a parlare di social media, credo di essere molto ferrata e quindi esprimo tutte le mie conoscenze, le condivido, tutto quanto, la mia opinione. Ma se uno mi si mette a parlare di meccanica, un gommista, che ne so, come montare un'auto, io non mi azzardo a dire nulla perché non ne so assolutamente nulla.
E quindi insomma un po' domande del genere che comunque uno dice come fanno a valutarti su questo. E quindi questo mi ha veramente molto spiazzato e anche su LinkedIn vedo molti post di persone che dicono ho trovato un lavoro, ho dovuto mandare un sacco di messaggi personalizzati a determinate persone, ho dovuto fare un sacco di azioni ma finalmente ho trovato lavoro. Io sono rimasta esterrefatta, oppure un'altra ragazza che ha ringraziato con un post su LinkedIn, ho trovato lavoro grazie a tutti voi, mi avete supportato, sono riuscita a diventare la commessa in quel negozio. Nulla da togliere ai commessi, assolutamente non sto dicendo quello, però io dico, addirittura per riuscire ad andare a lavorare in un negozio e ho avuto bisogno di tutti questi passaggi, di fare un ringraziamento su LinkedIn. Capisco magari diventare un notaio, un giurista, un avvocato, che ne so, sono lavori già molto più impegnativi e magari hai bisogno di certi collegamenti. Però dico, se anche per andare a lavorare in un negozio c'è così tanta difficoltà, mi ha messo molta ansia questa cosa. Vuol dire che cioè, il lavoro dovrebbe essere la cosa più naturale per tutti. E sembra veramente che trovare un lavoro è un lavoro. Consiglio comunque di farvi un account su LinkedIn e di mettere, è una specie di curriculum LinkedIn alla fine, il vostro profilo. E se iniziate a seguire persone nel campo in cui vi interessi, infatti sono collegata con tantissime persone nell'ambito del marketing, social media, e condividono tantissime cose interessanti per me, e molti appunto condividono come per esempio creare un curriculum, come presentarsi a un colloquio di lavoro, oppure comunque tantissimi altri argomenti che mi interessano, e devo dire che è veramente un ottimo social, soprattutto perché le persone sono veramente disposte ad aiutarti. E questo mi ha fatto molto piacere. Vabbè, detto ciò, direi di concludere il video. Spero che sia stato interessante. Spero che sicuramente molti di voi che mi hanno guardato adesso, sicuramente vi ritrovate anche voi un po' nella mia situazione. E quindi non sentitevi soli. Molti di noi siamo quasi tutti messi in questo modo. E insomma, continuiamo a lottare per i nostri sogni, perché credo che sia assolutamente una cosa importante. Poi bisogna anche averne le possibilità. Sicuramente se una persona ha bisogno di soldi più facilmente accetta altri lavori, però io in questo momento ho il sostegno dei miei ancora e posso provare a aspettare a trovare veramente quello che mi interessa, ecco. Non tutti hanno questa possibilità e credo sia molto importante sottolineare. Spero vi sia piaciuto questo video. Spero che possiate lasciare delle vostre argomentazioni, di commenti qua sotto, assolutamente parliamone. E lasciate anche un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.